questi qua. Sì. Cardi al forno, ci fai vedere come si fa? Certo che sì, direttamente dal quaderno di cucina 2023, guarda che spettacolo. Anche tu che non sei una verdurara, eh? Sì, questo è ottimo aspetto, vediamo bene. Cardi gratinati. Allora, acqua fredda, salata, acidulata con un po' di vino bianco. Mettiamo i pezzi di cardo e li facciamo cuocere quei 10 minuti. Ecco, 10 minuti di cottura circa, eh? Ecco qua, guarda, trascorsi quei 10 minuti sono sbollentati, cioè cotti ma non scotti. Ecco qua, adesso sciolgo il burro e facciamo soffriggere dolcemente il trito di sedano, carota e cipolla. Allora, appena insaporito il burro, volevo metterlo giù senza bruciarmi, perché non sarebbe neanche una cosa cattiva. Metto a insaporire il cardo. Allora, lo tieni mescolato, che si insaporisca bene tutto. E mettiamo la farina spolverata un po' così, come viene viene. Aspetta un po' che si scaldi. Vediamo che ci sia un po' dappertutto, Quando vedi che non è più in superficie là da sola la farina, quando si è mescolata, amalgamata, lui voleva scappare ed è solo rimesso dentro, Adesso aggiungo il latte, così si scalda tutto insieme. Vedi che si passi bene, che li mescolate in modo che il latte prenda su tutta la farina. E adesso metti un po' di sale e pepe, perché altrimenti quel latte porta via tutto il sapore alla preparazione. Pepe poco, Secondo i tuoi gusti. Adesso è tutta ben calda e tende ad addensare, spegniamo e andiamo a fare la pirofila. Guarda, cominciamo con uno strato di cardi. Ce ne sta altre due, li metto così. Una bella spolverata di parmigiano, un'altra di cardi, così fino alla fine. Cardi, parmigiano, cardi, parmigiano. Parmigiano. E l'ultimo. E mettiamo tutto il suo sughetto, bello sparpagliato. Terminiamo con parmigiano, un po' di pan grattato, un misto parmigiano, un bel po', perché dobbiamo fare la crosticina, E qualche fiocchetto di burro. Così, pochi, perché dentro abbiamo già messo il burro, c'è il latte che è bello grasso, perché deve essere fresco e intero. E andiamo in forno a gratinare. Il forno 200 gradi, ci vorranno 10, 15, massimo 20 minuti. Ecco qua, pronti! Là, guarda che belli! Allora,
belli, appetitosi, fanno un profumo da dire. Ma secondo me ricette di verdure se ne dovrebbero fare di più. Mi trattengo perché non le fa nessuno. Ma a voi piacciono le ricette di verdura?